via, quindi volevo un pezzo di sapone, devo lavarsi anche questo qui nel lavandino. Quindi bisogna magari insegnare intorno alla lavatrice. Bisogna magari insegnare un po' di programma, non in paese c'è, però un insegnante in pensione, o un insegnante in pensione, che si mettono lì, i ragazzi sono ansiosi di imparare l'italiano. E si deve dare un minimo di supporto. Noi abbiamo dimostrato che queste spese sono abbondantemente coperte da quello che lo Stato mette a disposizione per queste persone. Parliamo chiaramente, visto che ci sono tante leggende. Lo Stato eroga 46 euro al giorno per queste persone. Questa cifra è altissima, non ve lo scandalizzate. Lo Stato sta tenendo prigioniere queste persone. Dobbiamo fare un cambio di prospettiva. E non è che vengono erogati dei soldi a delle persone. Viene pagato un sistema di controllo di queste persone. Un carcerato costa 180 euro al giorno. Una persona in un letto d'ospedale può andare dai 120 ai 250, a seconda del tipo di patologia e sua crescita. Ogni persona che si trova in uno stato di svantaggio ha un costo. E ogni limitazione della libertà ha un costo. Se io devo pagare una persona per mettermi a fianco a questo signore qua, 24 ore al giorno, perché è un pericoloso, il costo di questa persona sarà 10 euro per 24 ore, 240 euro al giorno costerà questa persona. Ma questa persona di avermi fra le scatole per 24 ore non ne ha alcuna voglia. Se fosse per lui mi dice no guarda che il rampino sulla spalla che c'è ancora dietro controllarmi, io non voglio. È lo Stato e le normative internazionali che mi impongono di andare là a fare da controllo. Questa non è una metafora, anche su un modo di ragionare che bisogna entrarci per riuscire a capire il fenomeno. Se noi volessimo risolvere l'emergenza umanitaria dei profughi in Albania, potremmo prendere un foglio così, metterci una fotografia, con scritto permesso temporaneo umanitario, cosa che la nostra legislazione prevede. Libera circolazione sul territorio italiano. Questi fanno i salti anche così, loro fanno cercarsi, speranno cercarsi la loro lavoro. E gli altri neanche capaci di lavorare. Questo noi non lo vogliamo fare. Noi vogliamo fermarlo. Ma non possiamo fermare con la legge internazionale. Quindi dobbiamo verificare. Per verificare dobbiamo rispettare certe regole. Questa persona non può lavorare per 6 mesi, ma se io devo aspettare che il governo esamini una mia richiesta, perché questo deve fare, e il governo impiega 6 mesi, e io non posso lavorare per curarmi nessun genere di sopravvivenza, lo Stato è obbligato a mantenere per 6 mesi. Non è che posso chiedere a una persona che lo obbligo, allora tu te ne stai in questa stanza, bene, non puoi lavorare, non puoi avere niente, ci vediamo più se niente. Ammazza. O questo è fuggire. Se cominciamo a entrare in questa logica, cominciamo a vedere che questi 46 euro per lo Stato sono un guadagno rispetto a quello che il sistema normalmente prevederebbe. I richiedenti asilo sono personalità giuridiche che dovrebbero stare dentro un centro specializzato, si chiamano CAR. Centro, sono centri questi, specificamente costruiti secondo gli standard internazionali per i richiedenti asilo e che costano allo Stato italiano dalle 80 alle 90 euro pro capita per dire. Lo Stato ha esternalizzato la faccenda. Questo però alla fine era fa andare in collasso praticamente il sistema. Noi qua in Valle Camonica abbiamo il triste primato della più alta concentrazione di accoglienza privata in tutta la Lombardia. Se non ci fosse Pierre Emanuele, il signor Di Greci, che probabilmente ci sta un po' lavando. Questo poi lo raggiungiamo, perché mettendo il servizio ci stiamo arrivando.
Sicuramente nessuno ha pensato mai di piazzare a 1800 metri 116 oggi, forse 130 sera settimana prossima, africani che ne sbarcate là per lui. Questo ci vuole proprio una fantasia malata che riuscirà a concepire. Quello che chiediamo quindi è di contribuire al cambiamento di questo sistema. Il cambiamento significa, come comunità, accettare che si sviluppi un progetto all'interno della propria comunità che prevede che 5 di queste persone, o 4 di queste persone, siano tutte a spese del governo, accolte in paese, secondo gli standard che noi scriviamo, e con tutto l'appoggio educativo e operativo delle nostre strutture, per un periodo di 5-6 mesi. Questa però è teoria, io passerei la parola a un altro Ale, che nel suo paese ha già da quanto in mezzo di sì, almeno 3 mesi. Da almeno 3 mesi sta sperimentando questo genere di accoglienza. L'esperienza in parte vuol dire positiva, assolutamente positiva. Com'è che è cominciata? In realtà noi con Casagione, con Paypax, avevamo in mente tutto un altro progetto. Avevamo in mente qualche cosa di molto particolare che doveva essere nella gestione di quei rifugiati, diciamo, ordinari, quindi diciamo, ordinari, un progetto di affido familiare, diciamo. Sì. Quindi dicevamo, Casagione si è inventata questa cosa e poi noi l'avevamo sposata e dicevamo diamo a queste persone, a questi richiedenti asilo a Casagione, il passaggio dalla struttura protetta al mondo che c'è di fuori mancherebbe un anello, un passaggio intermedio, vediamo se riusciamo a individuare le famiglie, che, eccetera. Abbiamo fatto questo progetto, il Ministero era anche piaciuto probabilmente perché aveva ottenuto un apprezzamento e un finanziamento, poi è arrivata l'emergenza e quindi abbiamo riposto nel cassetto e ci siamo concentrati sulla gestione dell'emergenza. Lo abbiamo fatto senza aspettare però che le cose precipitassero, perché qui una qualche responsabilità c'è, perché la televisione ce l'abbiamo tutti, la radio, le cose. Il ministro dell'Interno Maroni è uno di quelli che non era a Lampedusa ad aspettare a braccia aperte di parte, no, sappiamo. Però la situazione c'era, l'ha dovuta gestire. Che cosa ha fatto? Ha chiamato le regioni e ha detto bisogna che ne parliamo un po' per niente. Qualche regione è andata, ha contattato, si è messa d'accordo, qualche regione, tipo la regione Lombardia, ha disertato i tavoli. Non c'è andata, immaginando probabilmente che era un problema che doveva smazzarsi qualcun altro, che non ci riguarda. Invece ci ha riguardato, è stato individuato un commissario straordinario nella figura del viceprefetto di Milano, che insieme a una cabina di regina e che appoggiandosi alla struttura della protezione civile deve gestire l'emergenza. Per cui il fatto di non essere andati, o non so, ha fatto questo incontro, ma comunque a mettersi d'accordo sulla destinazione, su come si è rivelato un boomerang, perché poi questi signori qua hanno bellamente scavalcato i passaggi successivi. Non hanno chiamato il sindaco di Antonia a dire ascoltami Antonia, c'è la possibilità di ospitare qualche persona. No, hanno chiamato l'albergatore, gli hanno detto quanti posti liberi hai, ti do 46 euro al giorno e questo, se è una ragione morta, dice capita, e quando è che mi ricapita un'occasione di questo tipo? Innescando tutto un meccanismo. Quindi se c'è una cosa che possiamo dire aver fatto è stata quella di non aspettare. Sapevamo che il problema ce lo sapevamo tutti. Allora dire se ne occuperà qualcun altro, perché alla fine nei comuni per certi versi ci consideriamo un bel mondo, per altri versi diciamo che noi siamo periferici, siamo in montagna, questa roba qua,
qualcun altro, hanno il longitudine, no? Invece. E quindi, no, con, tra l'altro, con la fortuna di avere in Valle Camonica delle persone che fanno questo mestiere qua, che sono preparate, che hanno gli strumenti, che hanno le conoscenze. Io ricordo la primissima riunione fatta in comunità montana con i sindaci, con la prefettura, con l'ASL, no? Allora gli unici che sapevano quali erano gli standard minimi quando si accoglie un profugo, cioè quattro paia di mutande, due paia di calze, era casa buona. La prefettura non lo sapeva, dice dammi l'elenco delle cose anche a me, che almeno ce l'ho. L'ASL non lo sapeva, dice dammi una fotocopia anche a me dell'elenco delle cose che almeno so come fronteggiare la situazione. Per cui dico, alla fine abbiamo una risorsa, no? E perché non utilizzarla, perché non sfruttarla? E quindi siamo andati avanti. Il Comune ha fatto, tra l'altro abbastanza poco, abbiamo messo in giro le voci, come si dice, abbiamo trovato questo appartamento, casa giovane, che Pax ha stipulato il contratto di affitto con il proprietario dell'appartamento, perché è un appartamento privato, come tanti altri comuni non ha un'edilizia pubblica a poter gestire, quindi l'appartamento è stato recuperato sul mercato a dei costi neanche stracciati, a dei costi di mercato, 500 euro al mese, che non è una brutta cifra di edifici, no, e per 5 persone. Quindi poi le persone sono state inserite in questo appartamento. Quello che abbiamo fatto è stato attivare e cercare di sostenere una rete di volontari che potessero fare quelle cose che diceva prima, cioè passargli le porte ogni tanto a dire va bene la lavatrice piuttosto che il forno, piuttosto che una cosa, piuttosto che l'altra, eccetera. Disponibilità di qualche insegnante in pensione a insegnare l'italiano. Insegnare l'italiano, allora, io dico una cosa perché quando me l'ha detto la prima volta ci sono rimasto un po' male. Insegnare l'italiano a delle persone che non sono mai andate a scuola, cioè che non hanno mai visto una scuola. No, qualcuno sì, ma qualcuno no. Sì, cioè proprio dal docente a alla persona di 30 anni che a suo paese a scuola non si andava e quindi, no, quindi anche la ti rendi conto spesso come sei impreparato, perché tu parli con un ragazzo senegalese e gli dici parli in francese perché sei del Senegal. Io parlo la lingua del mio villaggio, il francese non lo so, la penna non l'ho mai presa in mano e quindi metto una sfida anche per questi insegnanti di dire qui è ancora più complicato che prendere i bambini di prima e insegnargli, però voglio dire anche perché parlare un po' di italiano, saper scrivere il proprio nome, sappiamo che è la base per poter costruirsi un minimo di vita civile. E quindi